Fare la spesa ridiventa un piacere. Le delizie di Leonardo. Benvenuti nella cucina di delizie. Oggi vi presento un pollo che ha bisogno di un po' più di elaborazione, ma risulterà veramente gustoso. È il pollo con olive e funghi. Per farlo abbiamo bisogno di cipolla dorata, aglio, prezzemolo, odori come la salvia e il rosmarino, olive nere, passata di pomodoro, pollo, funghi, vino rosso, farina e condimenti come olio, pepe e sale. Per prima cosa occorre affettare la cipolla piuttosto finemente e metterla a rosolare all'interno di una padella con l'olio extravergine di oliva. Finiamo di affettare la cipolla e a questo punto la mettiamo a rosolare. Subito un po' di pepe nella cipolla e del sale fine. Dall'altra parte inizierò a fare gli champignon, quindi funghi che devono essere saltati in padella con olio. Aglio schiacciato messo a riscaldare nell'olio. Successivamente non fate l'errore di tagliare troppo finemente i funghi, altrimenti diventano dei funghi che in qualche modo lessano in padella, invece devono rosolare. Quindi un taglio grossolano, aggiungo i funghi all'olio ben caldo, molto importante non salarli, li lascio cuocere senza niente e solo alla fine unirò un po' di sale. Alla cipolla che sta soffriggendo unisco delle foglie di salvia e un rametto di rosmarino. In questo modo l'olio prenderà profumo e potrò unire il pollo. Il pollo è stato diviso in piccoli pezzi. Più piccoli sono e più veloce sarà la cottura. Prima però lo infarino, anche per proteggere la pelle e renderla più croccante. Mai eccessivamente come farina. Alzo un po' il fuoco perché rosoli molto bene nella parte esterna. Faccio proseguire la cottura fino a che tutta la pelle risulti colorata in maniera uniforme. Posso bagnare con del vino rosso. Appena la parte alcolica del vino è evaporata e quindi è rimasta solamente la parte aromatica e la parte anche dell'acidità, posso unire a questo punto la passata di pomodoro. Con la passata riesco ad avere una cottura un po' più breve. Non dovrò far ritirare tutta la parte acquosa, così come mi succede se dovessi utilizzare dei pomodori pelati. E questo mi permette di avere quindi un sapore più fresco e gustoso. È il momento di aggiungere i funghi, che si sono mantenuti croccanti e di un colore dorato. Infine le olive, che posso lasciare intere o volendo anche spezzettare un po'. Preferisco intere perché credo sia un gusto un po' meno pungente e che si amalgama meglio a quello del pollo. La cottura prosegue per circa 20-25 minuti. Abbiate cura di bagnare con dell'acqua se vedete che la salsa si ritira in maniera eccessiva. A questo punto procedo all'impiattamento. Completo con un po' di prezzemolo ed ecco pronto il pollo con funghi e olive da accompagnare con un ottimo Chianti.